La cultura come antidoto alla devianza e alle distorsioni che accompagnano, purtroppo a volte, la vita dei nostri giovani. Insomma, meno cocktail da consumare, più libri da leggere, meno piste da ballo su cui esibirsi e più luoghi di cultura da visitare. E anche un MACP interamente dedicato all'arte e alla cultura come alternativa al tradizionale ballo di fine anno, di cui solo ultimamente sono protagonisti i ragazzi delle scuole superiori cittadine nel mese di maggio. A lanciare la proposta è l'imprenditore nolano Francesco Napolitano, al termine di un incontro che si è tenuto presso il Salone del Museo Storico Archeologico di Nola in occasione della giornata della legalità. Noi pensiamo che fortemente attraverso interventi di condivisione questi temi possono crescere. Stiamo portando avanti questa iniziativa e dal punto di vista sociale, come le giornate che stiamo insieme costruendo, ma anche come azienda abbiamo cambiato profondamente i nostri prodotti, come per esempio interventi che esaltano la socialità. Interventi che esaltano la socialità e gli elementi di condivisione. Infatti nasce a Nola il nostro primo intervento di co-housing, che è un intervento che nasce in Campania come primo intervento, un intervento pensato, ecco, non solo all'aspetto azienda ma all'aspetto condivisione, con la condivisione degli spazi come erano il concetto delle vecchie masserie o della cultura del cortile che ha forgiato intere generazioni. Questo è un tema che fortemente vogliamo rilanciare per aprire un percorso nuovo.